Buon pomeriggio amici, ecco, oggi ci ritroviamo nella nostra catena d'amore con una puntata particolare, speciale. Vogliamo trascorrere circa tre quarti d'ora insieme, pregando insieme, raccogliendo tutte le vostre intenzioni di preghiera e presentarle insieme in questa diretta a Gesù. D'altra parte è stato lui a dirci di pregare incessantemente, senza mai stancarci, con fede, con profonda fiducia. Dice nel Vangelo di Matteo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ecco, noi oggi e proveremo a bussare presso la porta del cuore di Dio, a cercare con profonda fiducia presso di Lui, presso il Suo amore, perché esaudisca le nostre preghiere. Noi possiamo oggi parlare direttamente. Io sono qui apposta per aiutarci, perché anch'io ho bisogno di preghiere, tutti abbiamo bisogno di preghiere, tutti abbiamo bisogno di pregare. E oggi staremo insieme cercando appunto di bussare alla porta di Dio e invocarlo per le diverse intercessioni che ci raggiungono. Io aspetto le vostre telefonate, come sempre, al numero che trovate anche sovraimpresso, allo 075 81 36, 35. Intanto cominciamo a raccogliere le prime preghiere che ci hanno già raggiunto e ne ascoltiamo qualcuna. C'è Luisa da Napoli che chiede preghiere per la sua salute e per tutti coloro che come lei soffrono di ansia e di depressione. Ecco, questa è proprio una prima preghiera che raccogliamo, insieme a questa anche quella di Rita da Todi, che chiede preghiere per la sua famiglia. E così per Tommaso, che ha problemi di salute e ci chiede di pregare per lui. La preghiera al cuore di Dio non ha bisogno di tantissime parole. Anche Gesù ha detto di non sprecare parole, ma di essere certi nella fede che quanto chiediamo Lui ce lo concede. E allora vogliamo pregare intanto con queste prime intenzioni per Tommaso, per Rita, per Luisa e per altre persone che ci hanno scritto, per chi invoca la pace da Piazza Merina, chiedono preghiere per la pace. Pace nella famiglia, chiede anche una preghiera per la guarigione del fratello. E, ecco, allora cominciamo intanto con questi nomi, queste persone, queste situazioni sono come dei tocchi che bussano al cuore di Dio e il cuore di Dio non si lascia troppo attendere. Io direi che ogni tanto raccogliamo questi nomi, queste intenzioni e proprio insieme ci rivolgiamo al Padre. Signore, tu che conosci davvero ogni singola situazione, tu che conosci Rita, Tommaso, Anna, Luisa, queste persone che ci hanno scritto e che ti invocano aiuto per la salute, per la pace, per la loro situazione familiare. Signore, rispondi a loro, aiutali. Signore, intervieni nella loro vita, dona loro salute, pace, serenità, conforto, l'aiuto che cercano. E andando avanti, intanto che attendo le vostre telefonate, noi raccogliamo quelle che sono già arrivate. Chiedono preghiere per i figli Davide, Gabriele, per coloro che sono stati colpiti da dure prove. Poi
Poi raccogliamo la preghiera anche di questa persona che dice: per intercessione di Nostra Maria Santissima chiedo preghiere per le mie intenzioni. Gesù sa tutto e se vuole può tutto. Ecco, questa è la preghiera di Andrea da Firenze. Non vogliamo dimenticare e trascurare nessuno, per questo dirò i nomi, via via che raccogliamo le preghiere, dirò i nomi e le provenienze, come Maria Angela da Roma, adesso abbiamo ascoltato quella di Andrea da Firenze. E vediamone un'altra. Pregate tanto per me, non riesco a riprendermi dall'intervento che ho subito, chiedo preghiere. Pregate per Giuseppe che è grave in rianimazione, ha 52 anni, la sua situazione è grave. Lo affidiamo alla Madonna che interceda. Vi prego per l'intenzione del mio cuore. Affido tutto con un'offerta continua a Gesù delle mie piccole sofferenze. Vi ringrazio di cuore e Dio vi benedica largamente. Questa era Antonella da Palermo. Ecco, ancora una volta ci fermiamo. Maria Angela da Roma, Andrea da Firenze, Antonella da Palermo, tutte persone che si rivolgono non solo a noi, ma che con noi pregano e chiedono preghiere. In particolare, Maria Santissima, si rivolgono a te, al tuo cuore materno, al tuo cuore di madre. Tu conosci questi tuoi figli, conosci la loro sofferenza, conosci anche la loro fede e noi uniamo la nostra alla loro e ti diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per tutti questi figli che oggi con noi chiedono al Figlio tuo un aiuto. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E vediamo ancora, ce ne sono tante, per cui, ma se volete. Mi raccomando, potete telefonare e aggiungere le vostre. Intanto continuo a leggere quelle che ci sono pervenute. Buongiorno. Affido alla Regina della Pace tutto il mondo intero, affinché regni la pace e non la guerra. Ecco, Meluccia. Meluccia, con questa tua intenzione, anche noi vogliamo un attimino sostare e invocare tutti insieme con una forte fede. Vogliamo invocare la pace, ne abbiamo bisogno più che mai, stiamo vivendo delle ore tremende, delle situazioni mondiali tremende, poi in questi ultimi giorni, ahimè, tutti sappiamo com'è la situazione. E quindi Maria, Madre Regina della Pace, intervieni sul cuore del tuo figlio perché ritorni la pace nel mondo. Le diverse situazioni che neanche conosciamo, ma anche quelle grosse che purtroppo sono diffusissime. Preghiamo anche per, ancora ci scrive Federica, per la salvezza di Antonello e della nostra famiglia. Ecco Federica, affidiamo anche questa tua intenzione. Così quella di Lucia che dice: Buongiorno. Le chiedo come sempre preghiere per i miei figli, Alina e Carlo, che il Signore li guidi sempre e grazie di esserci, grazie di essere a voi, grazie di esserci a voi. Ecco Lucia, anche questa per i tuoi figli, per la tua famiglia, preghiamo. E così preghiamo anche, secondo l'intenzione di Maria da Napoli. Dice Gesù, ti prego, fa tornare Emanuela a casa. È un'intenzione molto particolare. Probabilmente noi non conosciamo le singole situazioni, ma le raccogliamo e le presentiamo al cuore di Dio. Maria, preghiamo in questo momento e come per tutti gli altri continuiamo a pregare.
Intanto sento che arrivano le prime telefonate e via via che arrivano mi interrompo solo per accoglierle e poi continuo da come le avete mandate nei vari e diversissimi messaggi. Forse c'è qualcuno, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chiedo una preghiera per la famiglia, per la salute, Sì. per Monica Sì. e i sacerdoti, e Sì, per grazie. la mia famiglia, i miei nipoti, Sì. e la confessione per la fede, la speranza e la carità, e 5 Stelle, che per me è la famiglia. Come ti chiami? Come ti chiami? Maria. Maria, Maria, fermati un attimo in linea, che preghiamo insieme. Per tutte le intenzioni che tu hai formulato, le affidiamo insieme al Signore per intercessione di Maria. Va bene? Se ti fermi in linea, preghiamo insieme, ok? Prega con me, prega con me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie Maria e continuiamo a pregare per queste tue intenzioni insieme a quelle di tanti altri fratelli e sorelle che ci stanno chiamando, per la tua famiglia, per la pace, per i sacerdoti, per i tuoi nipoti, per quelli che tu hai presentato. Consacrati per il Grazie, Signore. sì. Questa è la mia salute perché sono a letto immobile. Ah, ok, va bene Maria. Dio in cielo, in cielo, in È in cielo, ogni luogo, giusto? Grazie Maria, ok, grazie. Continuiamo a pregare. Un abbraccio, grazie. ciao, ciao Maria. Ecco. Se telefonate, preghiamo proprio in diretta insieme. E mentre voi telefonate, ci fermiamo insieme e preghiamo per l'intenzione che voi presentate. Intanto continuo a leggere quelle che ci sono arrivate, intanto che aspettiamo le altre telefonate. Anna Rosaria dalla Toscana dice: Buongiorno, pregate per me, per favore, uniti nella preghiera. Certo, Anna. E anche Gina. Che chiede, Signore Gesù, per Marika e Nicola, tienili uniti per sempre. Ecco, affidiamo questa intenzione anche di Gina. Intanto, aspettiamo sempre le vostre telefonate, forse ce n'è proprio adesso una. Pronto? Sì, sono pronto? Buon pomeriggio. Pronto? Sì, Sono pronto. Giulia della Calabria. Grazie. Ehi Giulia, ciao, ciao, buon pomeriggio. Dimmi la tua intenzione, qual è Grazie l'intenzione? a voi. Le mie intenzioni innanzitutto primo per la pace nel mondo, Giusto, sì. la conversione dei politici perché abbiamo bisogno che riconverta veramente la mano del Signore. Per operare per il bene per tutto il mondo intero perché siamo veramente nel dirupo, nel Eh sì, dirupo. parole sante E proprio. poi per tutta la mia famiglia, per le persone che si raccomandano sempre le mie preghiere perché sanno che prego tanto. Ah, brava, brava Giulia. Allora se ti fermi in linea, preghiamo insieme. Certo. Perché regni non i potenti di questa terra, ma Dio potente sul cuore dell'umanità. Diciamo insieme un Vero. gloria. Diciamo Sì, insieme ok. gloria al Padre, Gloria al Padre, al al Figlio Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo, come come era era nei nel principi e principio, ora e sempre, nei sempre, secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Ecco Sacro perché cuore di Gesù che ci ascolta. sì, Sacro Cuore di Dio che ci ascolta davvero perché si Vero, convertano per tutti tutti. è San Francesco che è morto, una potenza veramente. Eh sì. Dobbiamo pregare Santa Chiara, Beato Carlo Acuti e tutti che ci diano veramente quello che abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno di tante cose, non solo materiali, spirituali, ma pure materiali e la salute che è la principale di tutti.
Dio conosce tutti i nostri bisogni, le nostre È vero, intenzioni. bisogna pregare, bisogna Esatto. pregare, invocarlo e cercarlo, è vero, Grazie è vero. Giulia, grazie, grazie. Grazie a voi, A siete presto. grandi, grazie, Un abbraccio grande a te e alla tua grazie. Grazie a famiglia. voi, Ciao grazie. Giulia, ciao, a presto. Ecco, ricordiamo anche Giuseppe da Agrigento che chiede preghiere per la sua famiglia e ancora Maria dalla Sardegna. Ascoltiamo anche questa intenzione di preghiera. Buongiorno, pregate, vi prego, aiutatemi. Imploriamo Gesù e Maria per la pace della famiglia. San Benedetto allontana da noi i nemici che vogliono distruggerci. Non ho più forze per tanta sopportazione, deve essere una persona che soffre davvero tanto. Maria, ti assicuriamo, ricordo nella preghiera, insieme a quella di tutti gli altri e insieme a tutte le persone che lo chiedono, anche per te e per la tua famiglia. Davvero ci rivolgiamo al cuore di Dio perché ti sostenga, ti aiuta, aiuti tutti. Ricordiamo anche l'intenzione di Tiziana da Padova che chiede di pregare per la pace. E ancora Carmela da Palermo chiede preghiere per la nuora che è in chemioterapia, per Gabriele che ha problemi a scuola, per se stessa e la figlia Daniela che ha tanti problemi familiari. Ecco, affidiamo davvero tutti al Signore. Sono davvero tante le situazioni, le sofferenze. Se prendessimo la Bibbia, c'è il libro dei Salmi che raccoglie davvero il cuore dell'umanità. È un libro di preghiere dove ci sono tutte le intenzioni e anche i vostri sono dei salmi viventi di intenzioni di preghiere che rivolgiamo a Dio. Penso che ci sia un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Lei mi sente? Sì, la sento molto bene. Allora, chi sta parlando con la suora? Sì, sta parlando con la suora. Mi Va dica. bene. Posso dire cose mie? Certo, siamo qui apposta per ascoltarla. Dica. Pronto? Sì, mi dica. Buonasera, suora. Buonasera, come si chiama? Sì, Senti, io sono la signora di Coridonia. com'è il suo nome? Il nome non lo posso dare per Ah, ok, telefono. va bene, va bene, va benissimo. Mi dica per quale intenzione di preghiera Senti, vuole. sorella, Sì. ascolta, io ho un problema molto, molto grave, però non te lo posso raccontare per diretta perché è una cosa un po' delicata questa. Non C'ho un figlio che bestemmia. Non lo posso dare. va bene, va bene. Noi allora preghiamo insieme per questo No, figlio. No. ascoltami, può seguire un minuto? Certo. Siccome questo figlio ha un problema molto grave, allora bestemmia tanto, ma non è che bestemmia perché vuole male Gesù, perché ci va tutto storto. C'è le persone che invidiosi di noi, c'è le persone ignoranti, però ascolta. Sì, aspetta, poi dopo io sto tanto male che mi dolore la schiena, ho fatto operazione, dopo c'è una figlia che ci ha avuto una malattia mentale, è tanto strana, il figlio gli parlava, prima adesso ogni tanto non la viene a trovare, gli ho fatto l'augurio a Natale e stacco in mezzo alla strada. Questo figlio dopo, capito, che cade un po' giù sulle Sì, ascolta, macchinette, sullo stupido che porta, facciamo e la così. Posso droga, era stato peggio, adesso pare che non la prende parlare? Facciamo così, che raccogliamo adesso con te, facciamo una preghiera e raccogliamo tutte le tue intenzioni, le tue sofferenze, tutto quello che tu desideri presso il cuore di Dio, lo raccogliamo in una preghiera che facciamo adesso insieme, va bene? come muore? Facciamo adesso insieme una preghiera e raccogliamo tutte le tue intenzioni, eh? Sì. Diciamo Senta, ma insieme. Diciamo. come posso fare? Ascolta, sorella,
come posso fare per mandare i nomi per non far sentire sulla televisione? Lei per sentire la televisione va al canale 255 e ci può guardare in diretta, ok? Se lei accende sul 255 ci guarda in diretta. Adesso raccogliamo le sue intenzioni di preghiera, preghiamo e poi può continuare a seguirci nella diretta. Diciamo insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa preghiera per tutte le intenzioni di questa signora che si è rivolta a noi. Ecco, continuiamo anche quelle che ci arrivano, che ce ne arrivano davvero tantissime. Madre Celeste, intercedi per noi, chiede Isabella da Torino, che chiede preghiere per se stessa, che ha tanti problemi e domani deve fare degli esami molto importanti. E poi chiede preghiere anche per il nipote Luca, che è autistico. Ecco, anche per Isabella, le sue intenzioni le affidiamo al Signore. Penso ci sia ancora un'altra telefonata. Intanto che raccogliamo anche le intenzioni che arrivano via via direttamente sulla messaggistica. Pronto? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Pronto, non sento bene però. Io la sento bene, mi sente? Sì, adesso la sento. Ah, sì. Ok, bene. Come si chiama? Io mi chiamo Maria. Oh Maria, tutti portate il nome della Madonna, oggi in tante Marie ci hanno chiamato, che bel nome. Mi dica Maria. Sì. Ecco, io chiedevo preghiere per i miei problemi di salute che si prolungano da diverso tempo, che il Signore illumini anche i medici per trovare una cura. Sì. E insomma chiedo aiuto al Signore e alle vostre preghiere, voi che siete più vicini al Signore, siete consacrati. Noi insomma. Siamo tutti con il battesimo, siamo tutti consacrati. Di pregare, però a volte mi distrago un po'. Per cui chiedo aiuto nella preghiera e mi seguo sempre in televisione. Ecco, va bene Maria. Grazie tanto per il bene che fate a tutti noi bisognosi, certo. Le nostre famiglie anche che ha bisogno. Se, Maria, preghiamo, diciamo insieme per la tua salute e perché il Signore illumini i medici sempre, per tutte le persone che hanno in cura. Preghiamo per tutti i medici perché possano trovare sempre una cura o perlomeno un miglioramento per la salute delle persone, e in particolare per la sua, visto che ci ha chiamato apposta per chiederlo. Diciamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tanti auguri, Maria, che possa star meglio al più presto. Buona giornata anche a lei. Arrivederci. Bene. Allora, ascoltiamo l'intenzione di Alfonso da Castellammare di Stabia, il quale chiede preghiera affinché il Signore porti pace, serenità, guarigioni e benedizioni sulla famiglia paterna e materna sua e della moglie, sulle nostre case, sulle nostre relazioni, sui nostri sogni, sui nostri ambienti di vita e di lavoro e sulle nostre finanze. Ecco Alfonso, raccogliamo tutte queste tue intenzioni di preghiera e le presentiamo a Dio per intercessione di Maria Santissima. Così Marcello e Nadia e Veronica, chiedi che il Signore protegga Veronica, Marcello e Nadia. Forse c'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Sì, catena d'amore lì.
Sì, è Catena d'Amore. Siamo in diretta. Lei è il signor? Bruno. Bruno, buon pomeriggio Bruno. Ecco, ascoltiamo la sua intenzione di preghiera. Dica, dica pure. Sì, vorrei fare una preghiera per diciamo, perché insomma, pure anche di morirsi, però anche per il rapimento di Gesù che verrà la seconda venuta per rapirci, portarci in cielo. Però non lo so se è così. Io perché ho visto nel computer Gesù scende con tutti i cavalli bianchi, scende per il rapimento. Però non sono così, non dico, però... Una cosa, adesso cavalli bianchi, non cavalli bianchi, non ne siamo sicuri noi di queste cose, non sono scritte nella scrittura e quindi non ne siamo sicure. Ma una cosa è certa, Bruno, quando il Signore verrà, Egli verrà sempre con amore verso la nostra vita, con un'infinita misericordia e si prenderà cura di noi, non ci farà del male, al contrario, verrà per rendere la nostra vita nella pienezza di quella gioia che abbiamo sempre desiderato e sognato. Ecco, la venuta di Dio è in questi termini, in termini di amore. Questa è una verità indiscutibile. Io vorrei fare una preghiera all'angelo custode. Sì. Angelo di Dio che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Bene, ti affidiamo agli angeli, Bruno, insieme alla tua famiglia. Grazie per aver chiamato. Buon pomeriggio. Allora, continuiamo a ricordare le persone che ci scrivono anche. Francesco da Aprilia, Eli dalla Sardegna, che chiede preghiera al Santissimo Sacramento affinché tramite l'intercessione di Maria Santissima esaudisca tutte le intenzioni della Santissima Trinità e quelle della Madonna. Che la Madonna e la Santissima Trinità hanno come intenzione la nostra salvezza, la nostra felicità. Poi per Flavio, Giuseppe e Maria da Nocera Superiore, tutte persone che chiedono preghiera e si affidano alla nostra intercessione, noi li affidiamo a quelli di Maria Santissima. Forse c'è un'altra telefonata, mi dicono. No, intanto continuiamo a leggere le intenzioni che ci sono già sopraggiunte. Gesù, oggi sul tuo altare metto tutte le intenzioni per me, Marco, Lorenzo e Alessandro. Benissimo. Questa è una, ce l'ha mandata Silvia. Così, Ave Maria, abbiamo bisogno di preghiere per i figli, Angela, Pietro, Antonio, i nipoti, Riccardo e Marco, Stefano, Edoardo e Leonora. Questa è per Bernareggio, da Bernareggio. Poi, Antonella chiede preghiere di guarigione, liberazione e conversione per Marcello, Vincenzo, Paolo. Chiede preghiere di liberazione anche per lei, per la sua casa. E Antonella, ecco, ti affidiamo a Maria. Ascoltiamo se c'è qualcun altro in linea. Ave Maria, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Salve, sono Teresa e chiamo da Napoli. Ah, buonasera Teresa. Buonasera. Mi dica le sue intenzioni. Volevo mettere sotto a manto della Madonna tutte le persone sole, sì, carcerati, sì, e i bambini negli ospedali. Mamma mia, sì. Persone che soffrono tanto, i carcerati, i bambini negli ospedali e le persone sole. Brava Teresa, preghiamo, vuoi che preghiamo insieme? Ti fermi un attimo in linea, preghiamo insieme? Certo, come ecco, no. Preghiamo che il loro angelo custode custodisca i piccoli,
le persone sole e le persone in prigione. Angelo di Dio, diciamo insieme, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Grazie Teresa per aver chiamato, per averci affidato queste intenzioni. Un buon pomeriggio grazie. A te e alla tua famiglia, grazie. Grazie, grazie. Ecco, preghiamo ancora per Andrea da Albano Laziale, che chiede preghiere per la pace, per la sua famiglia. Per Matteo da Cerignola, che anche lui chiede preghiere per Gerardo, Adelaide, Brigida, Luigi, Sergio, Rosanna, Rosa. Insomma, davvero tante sono le intenzioni che ci raggiungono e soprattutto noi crediamo raggiungono il cuore di Dio. Ora ci fermiamo brevemente un attimo e poi riprendiamo dopo la pausa. A dopo. Eccoci ritornati. Raccogliamo sempre tutte le intenzioni di preghiera che ci raggiungono, come quella di Mary che chiede preghiere per la guarigione della figlia Fabiana, o quella di Franca da Cremona che chiede preghiere per superare le difficoltà che sono nella sua vita. Così Angelina e Paolo da Empoli chiedono preghiere per la mamma, per la salute, per la guarigione quindi. E così anche quella, l'intenzione di Maria da Ciampino, che dice: Signore mio, ti affido Chiara, Mattia, Ciro, Giola e tutte le persone ammalate. Ecco, davvero ci fermiamo per raccoglierle, per presentarle al cuore di Dio, per intercessione di Maria, Mary, Franca, Angelina, Maria. Tutte le vostre intenzioni le presentiamo a Dio. E così anche quelle di Maria da Cagliari, che chiede preghiere per la salute della mamma e quelle di sua figlia. E anche quelle, l'intenzione di Antonio da Napoli, il quale fa un'intenzione molto particolare. Chiede: Signore Gesù, rafforzami sempre nella fede e nell'amore. Ecco, con l'intenzione di Antonio raccogliamo anche tutte le altre, perché ci rafforzi nella fede e nell'amore anche nelle situazioni più difficili, le situazioni di sofferenza. Tutte le preghiere che voi chiedete rivelano questo, tante situazioni di sofferenza e difficili da presentare a Dio. Forse c'è qualche telefonata in arrivo, se no intanto è arrivata ancora l'intenzione di Vittoria da Rieti, che chiede preghiere per la sua famiglia e ci dice anche i nomi: Giancarlo, Roberto, Sandra, quindi per i suoi cari, e anche chiede preghiere per la pace nel mondo. Ecco, intanto noi, ecco, sta arrivando una telefonata. Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo fare delle richieste di preghiera. Sì, mi dica. Alla Mamma Celeste chiedo di intercedere presso suo figlio, come ha fatto le nozze di Cana. Sì. La guarigione di Monica, spirituale, fisica, sentimentale, tutti i problemi che ha la Madonna lo sa. Sì, quindi per Monica. Che ha avuto due operazioni nel giro di 20 giorni, che ora è divenuto
essendo che avevo solo un'infezione. È una santa ragazza, molto 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 devota a Gesù e Maria, e accetta tutto con amore. Ok, allora ci fermiamo insieme, se rimani in linea, e preghiamo per Monica insieme, va bene? Diciamo insieme Ave Maria. Mi senti? Sei ancora in linea? Forse no, ma sono sicura che sta pregando con noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, a cui affidiamo questa ragazza, Monica, e tutta la sua situazione di salute molto complicata. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, intanto raccogliamo anche la preghiera che arriva da parte di Teresa da Napoli, che chiede preghiere per la sua famiglia e quella del fidanzato Emanuele, per le persone lontane da Dio che non adorano, non sperano e non amano. Poi chiede preghiere per i suoi defunti e l'anima della mamma, Luigi, Gennaro, Giuseppe, Teresa, Emidia e tutti i consacrati. Signore, aiutaci e confortaci. Raccogliamo anche l'intenzione di preghiera di Maria Pia da Lodi, che chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti, che il Signore li accolga nella pace, e chiede pace per tutto il mondo, come stiamo facendo incessantemente, davvero in tanti. Poi l'intenzione di Maria Rosa da Roma, che chiede preghiere per la sua famiglia, per la sua nipotina e per tutti i volontari. Per Maria Rosa da Vigevano, che chiede preghiere per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio, per tutti i volontari. Ancora Mario da San Martino chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi defunti, per le anime del purgatorio, e molto affettuosamente manda anche un saluto a tutta Maria Vision. Poi l'intenzione di preghiera di Teresa, sempre di San Martino, che chiede preghiere per i suoi defunti, per la sua famiglia, e ringrazia tutti coloro che pregano per lei. Infine, ancora da San Martino, Luca, che chiede preghiere per la sua mamma, per tutta la sua famiglia, e manda un grande abbraccio a tutti di Maria Vision. Ecco, sono davvero, davvero tante le intenzioni di preghiere che ci hanno raggiunto oggi pomeriggio. È stato molto bello poter pregare insieme, poter raccogliere l'intenzione di tutti. Sicuramente tanti altri si sono uniti e hanno pregato per noi. Per tutti quelli che si sono uniti, che magari non hanno potuto mandare un messaggio, non sono riusciti a prendere la linea, a telefonare, ma desiderano anche loro ricevere una preghiera e che le loro intenzioni siano raccolte e presentate al cuore di Dio. E allora con un Padre Nostro, nella preghiera del Padre Nostro, raccogliamo le intenzioni di tutti quelli che ci stanno seguendo, che hanno diverse intenzioni che portano nel cuore e che magari non hanno potuto avere, non hanno potuto esprimere. Diciamo insieme, noi da qui e voi da casa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen non è solo la conclusione della preghiera. Amen è quella fede certa che siamo sicuri che così è, che Dio accoglie, raccoglie e accoglie le nostre intenzioni di preghiera. Magari non sempre le vediamo realizzate come immaginiamo noi, ma Lui non fa mancare il suo bene mai a nessuno. Forse Lui sa che per il nostro bene le cose non vanno magari nella maniera precisa come le immaginiamo noi,
però non manca il Signore di volgere al bene della nostra vita, le situazioni. Forse c'è un'altra telefonata, e se no, per questa volta ci lasciamo. Penso che sia stato bello per noi, ma anche per voi, poter pregare insieme. Continuiamo a farlo, rimaniamo alla presenza di Maria e di Gesù, e un abbraccio davvero grande in questa catena d'amore a tutti. Buon pomeriggio.